Va bene, con il mio impianto non si può usare l'iter semplificato. Quanto ci vuole a connetterlo? Ciao a tutti, bentornati a questa nuova puntata di 3 minuti di fotovoltaico. Nella puntata precedente abbiamo visto quanto tempo ci vuole mediamente per connettere un impianto utilizzando l'iter semplificato. Oggi vediamo quanto ci vuole per allacciare un impianto con l'iter ordinario. E vi dico subito che le tempistiche ovviamente variano un po' a seconda delle condizioni del punto di connessione, perché ci sono condizioni particolari che richiedono delle lavorazioni da distribuzione più lunghe rispetto a punti di connessione in posizioni più semplici, diciamo così. Ma andiamo con ordine. Dal momento in cui il vostro tecnico ha i documenti in mano e ha inviato la richiesta di connessione dell'impianto, e distribuzione ha 20 giorni lavorativi anche qui per confermare la documentazione inviata e, in questo caso, nel caso dell'iter ordinario, inviarvi il preventivo di connessione. Nel preventivo c'è un dato molto importante, cioè il tipo di lavorazione necessaria per la connessione dell'impianto. Che cosa rappresenta quella dicitura? Sono semplicemente i lavori che deve realizzare e distribuzione, che sono in capo esclusivamente al distributore, per adeguare la linea alla connessione del nuovo impianto. Nella maggior parte dei casi, se siete in una posizione abbastanza vicino a un centro abitato, comunque in una parte della linea senza problematiche, sul preventivo di connessione troverete scritto: non sono previsti lavori per la connessione. Il che vuol dire che dal momento in cui il vostro tecnico ha completato interamente la pratica di connessione e distribuzione avrà 10 giorni lavorativi per procedere alla connessione dell'impianto. Se trovate scritto invece che per la connessione saranno necessari dei lavori tipo semplice e distribuzione avrà a disposizione 30 giorni lavorativi per procedere alla connessione, se trovate scritto che il tipo di lavoro per la connessione è di tipo complesso, purtroppo e distribuzione avrà a disposizione 90 giorni lavorativi per procedere alla connessione dell'impianto dopo il completamento di tutta la pratica. Quindi sono passati 20 giorni lavorativi, quindi un mese. Consideriamo circa 2-3 settimane per il tecnico per recuperare tutti i documenti per la seconda parte, insomma per la fine lavori, e caricarli seguendo step by step purtroppo il portale, perché il portale ha 5 passaggi e ogni passaggio viene sbloccato solo al completamento di quello precedente, quindi anche lì ci possono essere dei rallentamenti. Un mese più 3 settimane, siamo già quasi a un paio di mesi. Ci aggiungiamo i 10 giorni lavorativi che in distribuzione si prende per procedere alla connessione dell'impianto. Mediamente ai miei clienti dico che la pratica di connessione potrebbe durare tra un mese e mezzo, due mesi e mezzo. Dipende molto ovviamente da quanto tempo ci mette distribuzione a inviare il preventivo di connessione, da quanto tempo ci vuole per recuperare i documenti e per fare la pratica. Per velocizzare la pratica l'unica cosa che si può fare è inviare tutti i documenti al tecnico appena ve li richiede, parlando sempre di impianti domestici, facendo presente all'installatore quando è lì che monta il vostro impianto che serviranno le foto delle autotest dell'inverter, quindi magari se riuscite a farglielo fare subito quando l'ha montato vi risparmiate uno o due giorni, insomma, in cui dovrebbe tornare per fare l'autotest. Altri modi per velocizzare la questione non mi vengono in mente. A parte pagare profumatamente il vostro tecnico perché segue esclusivamente la vostra pratica. No, scherzo. Bene, anche questi 3 minuti sono ampiamente passati, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete pratiche in corso, se il vostro impianto ci ha messo più o meno di quello che vi ho detto io per essere connesso. Se non siete ancora iscritti al canale potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita dei nuovi video. In descrizione trovate tutti i moduli di contatto per installatori, clienti finali, tecnici che vogliono iscriversi al corso per la gestione delle pratiche di connessione in iter ordinario e semplificato, tutti i miei canali, i social, il sito, l'attrezzatura che uso per fare i video e basta. Come al solito grazie per aver guardato il video fino alla fine, spero che vi sia utile per la vostra pratica o che vi sarà utile in futuro. Io do appuntamento al prossimo video, un saluto da andreapiccinelli.net. Dio, ma che caldo fa.